Mi chiamo Simon, sono come te. Ho una famiglia normale e degli amici incredibili a scuola. Lo sai che non è consentito inviare messaggi, amico? Andiamo, non voglio che i miei studenti usino Tinder. Giusto. Quello è il mio territorio. Gran parte della mia vita è fantastica, solo che ho un segreto davvero enorme. Ciao. Visto il nuovo post sul ragazzo gay non dichiarato? Chi pensi che sia? Caro Blue, sono come te. Nessuno sa che sono gay. Ciao lettori di moviemagazine.it, da qualche giorno anche video ascoltatori. Attraverso i nostri video su YouTube cercheremo di confrontarci con voi relativamente a film che stanno per uscire in sala o sono appena usciti. Oggi parliamo di un film che si chiama Love, Simon. È un film molto leggero, partiamo da questo. Sicuramente i più giovani lo conosceranno, non vedranno l'ora di andare al cinema per andare a godersi questo teen movie, che però ne parleremo più avanti, offre anche un sacco di spunti di riflessione rivolti anche a un pubblico di adulti. Ci sono state diverse anteprime in Italia, quindi qualcuno di voi l'avrà visto. E il film sarà in sala dal 31 maggio, quindi appena lo vedrete venite qui sotto, commentate, confrontiamoci, perché è bello così. Alla regia del film troviamo Greg Berlanti, che molti, credo si pronunci così, che molti ricorderanno perché firmatario, ideatore di serie TV di gran successo soprattutto tra i giovanissimi come Supergirl, The Flash, Arrow, Legends of Tomorrow e via dicendo. Si rivolge un pubblico ai giovanissimi anche alla sua prima esperienza dietro la macchina da presa per un film come appunto Love, Simon. Però si rivolge anche a un pubblico di adulti, soprattutto a chi è già genitore e può, non so, approfittare di questo film per comprendere ulteriormente, se non l'hanno già fatto abbastanza, l'importanza del dialogo con i propri figli. Il film ci fa vedere appunto Simon, il giovane protagonista, interpretato da Nick Robinson, la cui vita è apparentemente perfetta, perché comunque vediamo Simon alzarsi la mattina in una famiglia in stile Mulino Bianco, il padre era il quarterback più figo della scuola, che ha sposato Jennifer Garner, la più bella della scuola, la sua sorellina addirittura ha non so quanti anni, 8 anni, non so, già si cimenta a fare dei dolci, forse si vuole proporre per MasterChef Junior, non lo so, comunque è tutto perfetto. Esce da scuola con la sua macchina, passa a prendere i suoi amici perfetti, una routine perfetta, a scuola è tutto perfetto e via dicendo. Però il film trova senso, altrimenti non sarebbe andato avanti, in un segreto che Simon appunto nasconde da diverso tempo, cioè la sua omosessualità. Semplicemente Simon ha questo segreto, ma non ha il coraggio di confessarlo né ai suoi amici né ai suoi parenti, alla sua famiglia. Che cosa succede? Che un giorno, attraverso queste applicazioni, io penso di averlo usato una volta, condividi praticamente una foto con una frase e questa foto, se ricordo bene, viene condivisa con persone della tua zona, più o meno. E questo ragazzo, che si nasconde dietro un nickname di Blue, pubblica questa foto di una ruota panoramica scrivendo che appunto lui si sente nella sua vita un po' come su una ruota panoramica, cioè dei momenti sta in alto e subito dopo magari sta nella parte più bassa, quindi una vita di alti e bassi. Simon scopre così di non essere l'unico omosessuale nel suo liceo, che poi non è l'unico perché c'è un ragazzo stereotipato al massimo, molto effeminato così, che viene preso di mira dai bulli. Però Simon, appunto, proprio perché lo vede preso in giro, lo vede così più effeminato rispetto a lui, non lo vede come un punto di riferimento con cui sfogarsi, con cui, insomma, dove trovare un appoggio, no. Quindi quando scopre che invece c'è un altro ragazzo all'interno della scuola, comincia a fantasticare su chi sia questo ragazzo che si nasconde dietro un nickname di Blue. Parallelamente comincia a chattare con Blue dietro un nickname, cioè Jacques. Iniziano queste lettere, Love Simon, il titolo del film, è proprio il saluto che Simon, dopo 2-3 lettere, insomma dopo aver preso un po' di confidenza con questo ragazzo, scrive alla fine dell'email, non delle lettere. Inizia questa conversazione attraverso delle email, finché un giorno Simon va nella libreria della scuola, comincia a usare il computer e ne approfitta anche per rispondere a Blue, e poi fa una cosa, Simon. Una cosa ormai proprio un errore basilare, cioè lascia la pagina dell'email di Gmail aperta. Arriva il vicepreside,
parlano, lui se ne va e lascia appunto questo account aperto. Arriva Martin, che allo stesso tempo è amico di Simon, però è un po' messo da parte perché appare come un nerd esageratamente burlone che vuole a tutti i costi essere il giullare di corte, appassionato di teatro, ed è innamorato di Abby Suso, che è la migliore, una delle migliori amiche di Simon. Succede che Martin scopre queste email e inizia a minacciare, anche in maniera benevola, ma comunque un grande stronzo, diciamolo. Inizia a minacciare Simon dicendo: se tu non combini un appuntamento tra me e Abby, io renderò pubbliche queste email. Simon, pur di non svelare a nessuno il suo segreto, comincia a confondere le idee anche ai propri amici, cerca di incastrare una con l'altro, l'altro con quella, eccetera eccetera, per far sì che alla fine Abby esca con Martin. Non voglio spoilerare niente, la storia va avanti, alla fine penso sia palese che Simon debba affrontare il suo segreto. Che dire, a me il film è piaciuto, quando ho visto il trailer avevo delle buone aspettative, non mi aspettavo un capolavoro, mi aspettavo comunque quello che è, cioè un gioiellino della commedia americana, soprattutto un gioiellino che va ad aggiungersi alla filmografia LGBT. Mi è piaciuto tutto, a volte c'è stato il rischio di essere un po' troppo ipocriti, purtroppo anche in America non è così semplice svelare la propria omosessualità. Ora, non è che se uno rivela la propria omosessualità si mette di fronte a chissà quali ostacoli o problemi, però purtroppo esistono famiglie che non accettano, ci sono delle amicizie che magari tendono un po' a freddarsi nel momento in cui riveli una cosa del genere. Non è neanche così facile vivere una storia all'interno di una squadra, insomma, ci sono tanti aspetti, però il cinema, come dico sempre io, è magia, quindi se neanche al cinema possiamo immaginare un mondo un po' più semplice, un po' più felice, un po' più magico, allora buttiamoci di sotto, perché insomma. Invece in questo caso la magia c'è, è tutto fin troppo perfetto, i genitori di lui sono perfetti, belli da vedere, belli da sentire, mi piace molto di più il padre, alla fine è il personaggio più genuino di tutti. Anche nella reazione che ha nel momento in cui scopre l'omosessualità del figlio, anche quello un po' troppo tutto perfetto, perché si sa che soprattutto il padre solitamente non accetta l'omosessualità del figlio maschio, soprattutto un padre abituato a essere il quarterback più figo, più forte, più palestrato della scuola. Vabbè, ho amato molti personaggi secondari, soprattutto l'insegnante di teatro che è geniale nelle sue battute, ogni battuta era una risata al cinema. Il vicepresidente un po' sopra le righe, ma comunque promosso. Gli attori principali, allora, lui molto, molto convincente, perché alla fine è belloccio ma non troppo, delicatino ma non troppo, gli amici pure tutto perfetto. Mi è piaciuta tanto, ma perché io veramente la adoro, Catherine Langford, che tutti conoscerete come la famosa, tristemente nota, Hannah Baker di 13 Reasons Why. Catherine Langford io la adoro perché è stupenda, è veramente una ragazza bellissima, ma non rispetta i noiosissimi canoni di bellezza che ormai la società tenta di imporci, quindi va benissimo un po' più rotondetta così, che è magra. Catherine Langford è magra, però rispetta i canoni di bellezza che la società ci impone, sembra chissà quanto grossa. Per me è perfetta, quindi ragazze, prendete lei come esempio. In questo caso lei è innamorata di Simon, ma nel momento in cui scopre l'omosessualità di lui decide comunque di mettere l'amicizia al primo posto e di sostenere il suo amico. È bella, è simpatica, è dolce, è un personaggio adorabile anche in questo caso. Consiglio di vedere il film in lingua originale, non me ne voglio la doppiatrice di Catherine Langford, ma assolutamente la preferisco in inglese. Poi ci sono dei momenti esilaranti del film, ad esempio quando Simon immagina la sua vita al college, nel momento in cui immagina la libertà di essere omosessuale, in che modo? Immaginandosi al centro di un gruppo di persone super colorate, che richiamano la bandiera arcobaleno, che cominciano a ballare, saltare e cantare sulle note di I Wanna Dance With Somebody di Whitney Houston, sempre salutata.
O ad esempio quando scopre che Blue ha una passione per Jon Snow e allora dice, beh, basterà vedere insomma, intorno a scuola chi è fan del Trono di Spade per restringere il cerchio, invece tutti con delle magliette assolutamente geniali, tra cui scusate ragazzi, ma sono un guardiano della notte. Vabbè, i fan di Game of Thrones capiranno. E non preoccupatevi se alla fine del film vi verrà voglia di mangiare degli Oreo. È successo anche a me, ma era tardi e non l'ho trovato da nessuna parte. Che dire? Allora, sicuramente il film ci fa capire l'importanza del cambiamento. C'era qualcuno che diceva si ha paura del cambiamento, ma una volta che si fa un passo in avanti si scopre quanto pericoloso sarebbe stato invece rimanere fermi. Un'altra frase che invece mi piace molto e che mi è venuta in mente guardando Love, Simon è quella di Mangia Prega Ama, dove Julia Roberts, parlando dell'Augusteo, diceva appunto che questo luogo così martoriato dalle guerre, martoriato da tutto, eccetera, continua a vivere e ad essere sempre più bello, perché le rovine sono la strada, il mezzo per la trasformazione e a volte la trasformazione equivale a salvezza. In questo caso Simon non riesce a confessare la propria omosessualità proprio perché ha paura del cambiamento, ha paura che tutto cambi intorno a lui, ma è proprio facendo sì che tutto cambi, quindi seguendo il naturale ciclo della vita, è proprio così che lui raggiunge la felicità. Perché a inizio film Simon sale in macchina per andare a prendere i suoi amici, ha comunque un sorriso, sì, è felice, però gli manca qualcosa. E proprio come un ciclo perfetto, il film finisce con Simon che sale in macchina, prende i suoi amici, salgono in auto, ma ha un sorriso a 300 denti. Quindi fa capire quanto la paura del cambiamento in realtà fosse veramente una cosa stupida e che invece ha fatto benissimo a cambiare e a dichiararsi. Che dire, ripeto, le aspettative sono state rispettate, il film mi è piaciuto, molto carino, molto simpatico, forse un po' lungo, alla fine si poteva tagliare qualche pezzettino, romantica l'idea della ruota panoramica che va comunque a completare il puzzle. Ragazzi, dichiaratevi, siate sempre onesti con voi stessi, onesti con le persone che vi stanno accanto, anche se alla fine ne rimarranno due accanto a voi, meglio quelle due che chissà quante facce false, che non conoscono in realtà cosa siete, chi siete soprattutto, no, cosa siete. Andate a vedere Love, Simon, fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto. Se vi fa piacere, ci risentiamo alla prossima video recensione di moviemagazine.it. Sei mai stato innamorato? Non lo so, penso di sì. Caro Blu, magari non so il tuo nome o che aspetto hai, ma voglio trovarti. Sono stanco di un mondo in cui non riesco a essere me stesso.